Un caro saluto a tutti gli amici del canale e tutti gli amici bianconeri. La Juventus batte il Genoa 4-0, sarebbe più giusto dire la Juventus prende a pallonate il Genoa 4-0. È un 4-0 che è un risultato anche fin troppo poco rotondo per quanto visto in campo. La Juventus è andata a segno 4 volte, ma ha colpito due pali, una traversa e c'è stato anche un gol annullato a Bonucci, secondo me ingiustamente. Comunque la Juve ha veramente ammazzato il Genoa su ogni contrasto, su ogni palla, ogni contrasto. Veramente una Juve impressionante con l'intensità, senza usare veramente forse tutta la cattiveria agonista e tutta l'intensità che ci sarebbe, che potrebbe mettere dentro. Anzi, una squadra che sembra a volte tirare il freno a mano, ma nonostante ciò trova le armi per poter passare in vantaggio, come in questo caso. Non è una Juve che ha bisogno di giocare a 200 all'ora per trovare il gol la via della rete, è una Juve che gli basta giocare a 20 all'ora con 4 passaggi, riesce comunque ad andare in porta. Il cambio del modulo, sorpresa della partita, con i 3 dietro, 3-4-1-2, eppure non ha assolutamente scalfito la squadra bianconera, che è riuscita comunque a fare una marea di gol, perché insomma, anche con un altro schema sono arrivati comunque 4 gol. E questo è importante vista dalla Champions, perché un modulo in più è sempre meglio, perché ti permette di giocare magari in maniera leggermente più difensiva in certe partite dove magari ce ne sarà veramente bisogno. Bene ragazzi, quindi c'è poco da dire su questa partita, perché la Juve è stata semplicemente perfetta. Quando batti una squadra così ampiamente non c'è molto da dire. E niente ragazzi, questo è intanto il mio primo video dopo la prematura scomparsa di Michele Scarponi. Io l'ho scritto sulla pagina, lo ripeto anche qua. È stata una perdita che mi ha colpito profondamente, perché come appassionato di ciclismo lo reputavo, oltre che un campione, ma questo va in secondo piano, una grandissima persona. Questo è stato veramente un duro colpo per tutto il mondo sportivo. Detto ciò, tornando alla Juve, la Juve adesso vola, aumenta il vantaggio sulla Roma fino a domani sera. Domani sera ovviamente la Roma molto probabilmente vincerà a Pescara e riaccorcerà a 8, però 8 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine cominciano veramente a essere obiettivamente tanti tanti tanti, considerando che la Juve giocherà in casa col Crotone. Insomma, e la Roma avrà anche il derby, quindi insomma staremo a vedere cosa succederà venerdì, perché venerdì c'è Atalanta-Juve. Io per i video sulla Juve vi do appuntamento proprio venerdì, e per il resto non mi resta che augurarvi una buona settimana e un buon Pescara-Roma per chi lo guarda. E mi raccomando, domani sera, dopo Pescara Roma o al massimo martedì mattina, il video post giornata con tutti i commenti su tutte le partite. Ciao!